Ragazzi, 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 e benvenuti in un nuovissimo video. E sì, lo so, è tipo 2 settimane che non vedete video sul mio canale, o forse una, non mi ricordo. Comunque, scusate, 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 ma veramente, cioè, caos, mondo. Vi spiego un po' perché. Allora, sostanzialmente dovevo fare gli esami, come vi avevo detto nell'ultimo video che avete visto con Gabriele. Dovevo fare l'esame di informatica il 20, che grazie a Dio è andato bene. Quindi posso dire, in tutto questo bellissimo caos, che la mia sessione d'esame estiva è andata in maniera splendida, per non dire di più. Sono soddisfattissima dei risultati che ho ottenuto, sono soddisfattissima dei voti che sono riuscita a prendere e dell'impegno che ovviamente ho dato per arrivare a questo risultato. Sentite, ormai strani il condizionatore perché tipo ci sono 38 gradi a quest'ora e voi non lo vedete mai, però sono tipo le 3 di pomeriggio e Poi, oltre al fatto che io dovessi preparare gli esami, ci sono stati i giochi del COGE, i giochi dei rioni, che ci sono tutti gli anni. Come voi penso sappiate da vecchi video, io partecipo, quindi o studiavo o andavo al COGE, o giravo i video, o li editavo, poi li caricavo sul canale, quindi ho dovuto un po' decidere le priorità di tutto. E poi sono andata un po' al mare, infatti si nota il mio naso abbastanza rosso e un po' qua sotto, che almeno mi danno un po' di colore, non mi fanno sembrare bianco, antibiotico. E diciamo che più o meno questi sono stati i motivi per i quali io non ho caricato tanti video. E sostanzialmente perché, a parte che ovviamente è estate e non ho più. Non è che non ho tempo, cioè il tempo ce l'ho, però noto che la frequenza poi di visualizzazioni cala tantissimo perché giustamente cioè, la gente non è che si mette adesso a guardare un video l'estate, ma preferisce uscire e gli do anche ragione, piuttosto che stare davanti al computer, chiudersi in casa e vedere un mio video o il video di qualsiasi altra persona. Come voi sapete, io non sono un amante dell'estate, quindi non mi piace l'estate, cioè ripeto, a parte per mo è il COGE, quindi i giochi estivi e il mare, per me l'estate si può togliere, cioè preferisco di gran lunga la stagione invernale, il freddo, le cose pesanti, ma queste sono cose che già sapete per chi mi segue da più tempo, per chi mi segue invece da poco ha scoperto questa cosa di me. Altra notizia è che la prossima settimana, cioè voi vedete il video questa settimana, la prossima settimana, quindi la prima settimana di agosto, io non ci sono e indovinate dove sono? Sono in campeggio, sono a Riot anche quest'anno e almeno spero di andarci, salvo morte improvvisa di qualcuno o mi rompo una gamba, mi auguro di no. Comunque sì, dovrei andare in campeggio anche quest'anno e mi devo ricomprare la tenda perché l'anno scorso l'ho rotta. E mi sono attrezzata, spero, meglio dell'anno scorso perché l'esperienza dell'anno scorso comunque mi ha fatto capire che dovevo migliorare qualcosa, anche perché l'anno scorso era la mia prima volta in un campeggio, comunque con dei ragazzi o comunque con i miei compagni d'associazione, quindi Michele, Leo, Pia, Eleonora, eccetera, eccetera. Quindi quest'anno devo, diciamo, un po' migliorare quello che l'anno scorso ho sbagliato e trovare una soluzione migliore a quello che appunto magari l'anno scorso non mi è andato bene. Per esempio stupido, il fatto di dormire sul materassino. Ho, diciamo, trovato una scorciatoia che secondo me non è l'ideale e penso che mi metterò ancora a cercare perché non condivido particolarmente la soluzione che ho trovato, quindi mi metterò a cercare meglio. E ripeto, andando in campeggio, ovviamente penso che quella settimana, a meno che non riesco a programmarmi qualche video, voi non vedrete video neanche la prossima settimana, quindi la prima settimana di agosto. So che la mia programmazione ultimamente non è molto regolare, cioè a parte il fatto estivo, anche d'inverno, col fatto che ci sono stati gli esami, molte settimane sono saltate, oppure molte settimane c'è stato un solo video. Sono consapevole di questa cosa. Però a me fa piacere comunque che nonostante metta un solo video a settimana, voi riusciate lo stesso a seguirmi e a condividere quei 10 minuti con me e divertirvi, ridere e non pensare a niente ora. Spero comunque prima di questo video di caricarvi qualche vlog dei giochi, anche se ovviamente io non ho giocato, però ci sono un sacco di foto che ho fatto perché ho i mezzi adesso e lo posso fare, quindi spero comunque qualche piccolo spezzone che riuscirò a caricarvi vi piaccia particolarmente. Io mi auguro che nonostante questa programmazione un po' frammentaria ci sia di nuovo una continuità ora che torna settembre, quindi ora che tornano le cose così come sono. Cioè, spero che nonostante tutto i video che andrò a caricare e che comunque spero di riuscire a caricare questi giorni vi piacciono. Piacciono perché comunque io spero di soddisfare le vostre richieste come se. Come sempre, mi auto per spegnere il telefono. Shh, per niente. E
Nonostante tutto, in questo, diciamo, periodo di luglio c'è stata una cosa che mi è piaciuta tantissimo, cioè la cover band dei Coldplay. Nel mio paese è venuta la cover band dei Coldplay. Per chi non la sapesse, io amo i Coldplay, ovviamente non sono una fan che si strappa i capelli, però mi piacciono tantissimo, mi piace un sacco lo stile, soprattutto dei primi album. Questa penso sia una cosa che ormai sanno tutti. Ovviamente qualche ultima canzone non mi dispiace, però le mie preferite sono vecchie, e una delle mie preferite è Talk e Swallow in the Sea, che penso di amare tantissimo. E mi piace un sacco come vengono proprio descritte. Tutto a questa bellissima cover band che mi ha fatto proprio cantare dall'inizio alla fine del concerto. È stata veramente, veramente bellissima. Ho avuto la bellezza di avere la dedica dell'ultima canzone, che è stata On Your Face. Ecco qual era, non mi veniva il titolo. E mi è stata dedicata perché io ho chiesto di cantare Swallow in the Sea, però evidentemente non si erano attrezzati per farlo. I primi 4 esami a settembre dovrò prepararmi gli altri, però ovviamente c'è sempre qualcosa che deve andare male e i professori hanno fatto uno show. Quindi molto probabilmente a settembre non potrò fare tutti quanti gli esami, ma ne potrò fare soltanto alcuni, ma non c'entra niente. La cosa bella che mi sta piacendo è che, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante le mille sventure che io affronto giorno dopo giorno, conosco sempre un sacco di persone. Spero che la prossima, spero che il prossimo video sia un video più serio e molto più fisso, cioè dove vi dico qualcosa di, dove faccio un video con un tema, ecco. Dio, mi sto perdendo le parole. Io spero come sempre questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Ci sarà sicuramente il vlog del campeggio come l'anno scorso, perché mi è stato richiesto, in quanto l'anno scorso è piaciuto molto il mio vlog del campeggio, soprattutto dai miei compagni di associazione. Quindi spero quest'anno di riuscire a soddisfarvi. Ovviamente, per ovvie ragioni, onde evitare danni, non porterò la Sony, ma porterò la GoPro, perché ovviamente il proprio ambiente, quindi la pineta, il mare, la piscina, preferisco avere un dispositivo che regga a questo tipo di ambiente, perché se porto la Sony o me la rubano o si rompe o mi cade all'acqua. Quindi voglio evitare tutte queste dinamiche, preferisco portarmi la GoPro. Tanto io perdo i capelli come se non ci fossero domani. Io vi ho, diciamo, aggiornato su quello che sta succedendo. Spero che come sempre vi sia piaciuto. Vi mando un bacino e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Faccio buffa, faccio 8, 7, 7.